sappiamo tutti quanto grande sia il successo delle serie televisive. Chiediamoci quali sono le ragioni che da diversi decenni decretano il successo, appunto, di questo tipo di programma. Le serie televisive hanno una grande stabilità di protagonisti, di situazioni fondamentali. I temi trattati, i personaggi che compaiono all'interno delle telenovelas sono sempre pochi. I temi hanno a che fare con la vita privata, nei loro sviluppi di amore, fine dell'amore, crisi dell'amore, tradimento, con la vita lavorativa, lavoro perso, lavoro nuovo, successo, fallimento, e con gli intrecci che questi due grandi temi consentono. C'è quindi, da una parte, una stabilità di protagonisti e di situazioni, dall'altra c'è una grande, perfino infinita, interminabile varietà di abbinamenti possibili. Sappiamo quanto facili siano anche i meccanismi dell'ironia riguardo al contenuto e alle strategie narrative dei serials televisivi. Facile ironizzare sul fatto che in un numero ridotto di personaggi succede prima o poi che tutti quanti si siano fidanzati, sposati, in qualche modo accoppiati e traditi con tutti, fino ad arrivare alle situazioni paradossali che conosciamo. Tuttavia il successo consiste proprio nell'avere ogni volta confermato il piacere, perfino infantile, della ripetizione, nel riconoscere un mondo che è un mondo familiare, nel quale cioè non ci siano sorprese, non ci siano le minacce della sorpresa. E d'altra parte, contemporaneamente, la variazione infinita nella ripetizione del nuovo alimenta, stimola la nostra curiosità. Parlando del grande capolavoro di Ariosto, uno dei poeti più importanti della nostra civiltà letteraria e uno degli autori che meglio rappresenta la stagione del Rinascimento europeo, potremmo fare dei confronti con le strategie narrative dei serials televisivi, delle telenovelas, delle soap opera. Perché anche nell'Orlando Furioso abbiamo un numero di personaggi abbastanza ridotto, e comunque quelli principali sono pochi, e abbiamo l'intrecciarsi continuo di situazioni narrative che hanno da una parte a che fare con il tema dell'amore, gli inseguimenti di Angelica, le inutili aspirazioni all'accoppiamento con lei, con le conseguenze anche tragiche che l'amore può comportare, proprio come nelle telenovelas, fino alla follia di Orlando, fino al rischio della morte. E d'altra parte abbiamo i temi, per così dire, pubblici, che sono i conflitti delle armi, che sono i grandi scenari degli svolgimenti militari, che ai margini dei quali si svolgono le scene amorose. Anche nell'Orlando Furioso, cioè, agisce un meccanismo narrativo basato sulla ripetizione di situazioni fondamentali e sull'intreccio libero, variato, continuamente rinnovato di possibilità di abbinamento, ripetizione e variazione. Anche l'Orlando Furioso ha avuto infatti, a partire da queste ragioni, un grande successo nei secoli, al suo tempo e nei secoli. Naturalmente non esistevano nel Cinquecento e non sono esistite per molti secoli le telenovelas, e l'Orlando Furioso in qualche misura possiamo dire che svolgeva presso il pubblico dei lettori, presso il pubblico dei lettori colti, una funzione simile.